futuro non esiste se non abbiamo un ricordo, non abbiamo una forma di collegamento con il passato. Noi abbiamo sostenuto da circa 100 anni, perché è dal 1923 che è stata fondata l'associazione, ufficialmente fondata, in quanto i soldati, rientrando a piedi dal fronte del Carso nel Friuli o nel Trentino, erano, oltre che non si sapeva i vivi e i morti, erano in ritardo non di settimane, di mesi, qualcuno anche di anni, perché o non si orientava o perché si fermava, ha avuto tanti problemi anche fisici di ritardo. Ecco, questa giornata non la dobbiamo dimenticare, perché da questo momento è partita la liberazione dell'Italia dagli oppressori, prima dagli oppressori, diciamo, gli invasori austriaci, poi dagli oppressori che sono stati il periodo fascista, il periodo di Mussolini, il periodo anche peggiore, dove non si poteva combattere, dove i nemici non li avevi di fronte, ma li dovevi temere perché potevano essere da tutte le parti. È stato un momento di celebrazione significativo. Il gruppo di musicisti della scuola media di Pian del Bruscolo si è esibito con l'Inno d'Italia e con l'Inno alla Gioia, e spero che davvero in tutti i ragazzi presenti oggi rimanga anche il vero significato di questa giornata. Sono intervenuti i rappresentanti infatti dei reduci combattenti, è intervenuto il sindaco di Vallefoglia Palmiro Chielli e mi ha fatto enormemente piacere essere qui. Questa non è una cittadina qualunque per me, ma è proprio la città in cui sono cresciuta e ho frequentato la scuola media di Pian del Bruscolo, e mi auguro che tutte le nuove generazioni possano capire fino in fondo e continuare a trasmettere i valori della pace, i nostri reduci e ciò che hanno fatto. Tutti i militari in guerra devono essere ricordati. Dobbiamo continuare a trasmettere un messaggio di pace, a far capire cosa significa vivere in una zona di pace come quella che abbiamo, ed è quindi importante far capire cos'è il 4 novembre. È un momento sempre particolare dedicato in memoria di chi non c'è più. Quest'anno abbiamo scelto la piazza di Montecchio, piazza della Repubblica, rispetto agli altri anni che abbiamo deposto e verranno comunque deposte le corone d'alloro a Sant'Angelo col Bordo, ci sono i monumenti che ricordano i caduti in tutte le guerre. E si terrà domenica il proseguo della manifestazione anche con una cerimonia religiosa, e quest'anno abbiamo voluto insieme alle scuole di Pian del Bruscolo, perché come dice il messaggio di un libro che abbiamo stampato con lo scoppio di Montecchio, mai più guerre. E diciamo, è una giornata importante per la coesione nazionale, per il ruolo dell'Italia nella coesione europea ed internazionale, e quindi diciamo salvare il pianeta vuol dire anche dire no a tutte le guerre. Sono stati milioni di morti nella prima e seconda guerra mondiale, ancora portiamo le ferite. Qui a fianco abbiamo un monumento con 30 morti per lo scoppio di Montecchio, che è vicino al cimitero degli inglesi, canadesi, africani, di centinaia e centinaia di morti. Quindi è un insegnare anche alle nuove generazioni che bisogna convivere, bisogna cooperare, bisogna evitare, anzi bisogna porre fine a tutti i conflitti nel mondo.